Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video su... Oddio, un Tarned, mi dimentico sempre come cacchio si chiama questo gioco. Artù sta letteralmente abbaiando, perché il vicinato sta abbaiando e quindi lui che non sentisse solo abbaia anche lui, giustamente. Allora, come abbiamo imparato, ci avviciniamo piano piano piano. Io sono quasi convinto che quello, se passiamo lì, ci vede. Quasi convinto. Il problema è che su questo gioco, finché non troviamo un'arma di quelle cazzute, l'avevo preso. Siamo letteralmente fottuti. Giusto così, perché catalota. Scusate un attimo, sto pensando. Droppo skills crafting. Mi sa che non... Boh, vabbè. Ci abbiamo 20% di vita, ovviamente siamo morti e moriremo. Vi avverto subito perché... Oggi se qualcuno non ci insegue, perché tanto 20% non ci riusciamo mai a vincere. Caricatore in teoria, ma cioè dopo questo non so che cazzo faccio assunto ovviamente, cioè. Però il problema è che, ok, è letteralmente inutile adesso perché non abbiamo, ok, proviamoci, moriranno? A quanto pare no. Ah, da davanti sì, invece. Ottimo. Ottimo. Sta cosa mi piace perché possiamo veramente massacrarli tutti. Uccidiamo pure questo, visto che tanto ci sta venendo addosso. Già che ci stiamo, famo fuori pure questo. Figo sto fatto delle macchine. Beh, io direi di... Vediamoci questo. E ci prendiamo la fottutissima katana. Poi facciamo un bel drop perché almeno questo passa in primo piano. Cos'è questo? Vorrei un attimo vedere cos'è. Cos'è? Che cazzo è? Non ne ho idea. Comunque, direi di usarla ancora la macchina perché c'è 6% di carburante purtroppo, quindi... Tipo, se noi incontriamo una macchina anche rotta, però che ha un po' di benzina, possiamo prenderla oppure no? Ci conviene andare verso il là, dove sì, però. Siamo già al 5%, siamo veramente fottuti.
Cerchiamo di far fuori anche quell'altro. Abbiamo fatto benissimo, perché abbiamo appena trovato delle bende. Raga, dovrebbe essere sempre la stessa roba, sempre per le bende. Vitamine 32%, quella dovrebbe essere tipo l'infezione, credo, degli zombie. Vabbè, fucilone. Questa ce la mettiamo assolutamente. Ok. Se facciamo T. No, che spettacolo! Semi. Sì, il problema è che gli ammo non ci sono, quindi non possiamo sparare. Il problema è che poi ci rimane qui e siamo letteralmente pieni. Poi c'ho quello di prima. Nota sti cacchi. Ammo, eccole, dovrebbero essere queste. Io direi di levarci la torcia, anche se. Oh, prendile. Oh, mannaggia. Ok. Che abbiamo. Ah, ce n'è una qua. Ottimo. Questa dovrebbe essere sempre per questo qua. Quindi com'era T? Barrel? No. No, mi sa di no. No, no. Full circle rail. Invece sì, era per. Eccolo. Perfetto. Vabbè. Comunque, continuiamo un attimo a controllare. Non si sa mai. Abbiamo trovato bella robetta, proprio bella bella. Manganello no, preferiamo la katana perché ovviamente è appuntita. Abbiamo fatto un bel acquistone, è rimasto 1% di carburante, quindi tra un po' ci toccherà andare a piedi. Spero di arrivarci prima a uccidere questi. Ottimo. Dobbiamo continuare a piedi purtroppo. Il problema è che abbiamo poca vita. Questo cos'è? Ok. Non mi pare ci siano città qui vicino. Comunque ragazzi, mo, a parte la grafica, vabbè. Si può benissimo dire che non è niente di che. Poi non so come si craftano le cose, come si prendono. Non so se si possono prendere, per dire, le cose dagli alberi, ma non credo. Perché, cioè, non viene proprio niente, né segno di rottura, né niente, quindi non credo si possa fare. Però c'è il crafting che non. Veramente non riesco a capire come funziona. Non riesco veramente a dirlo. Ah, eccola una città. Ok ragazzi, siamo arrivati a una bella città. Sarà sicuramente piena di zombie. Quindi non ci stupiamo se ci farebbero fuori tutto in un secondo. Proviamoci. Anche perché se troviamo delle bende siamo un po' più tranquilli, perché possiamo cominciare ad usare un po' la katana, che in uno contro uno ci si può anche fare. Cercare di non farsi colpire però. Ma quando diventa un po' troppo, insomma. Droga. Droga. Ci drogheremo più tardi, perché adesso non è il momento di drogarci, ma di trovare delle bende. Perché quello non aumenta assolutamente niente, se non sbaglio. Però non riesco a capire che servono. Torniamo a questa casa.
E vaffanculo, cioè. Dai, colpisci e non. Vai a vuoto, ma che cazzo? Dai. Se il binino è su di lui, fammelo colpire, cazzo. Ma dai. Vabbè, comunque, più giochiamo e più impariamo. Oddio, questa dovrebbe essere la stessa città che abbiamo, che siamo appena arrivati, non vorrei dire una minchiata. Però lì dovrebbe essere quel cespuglio dove c'era la droga. E quello dovrebbe essere l'edificio in cui siamo entrati. In teoria sì, perché c'è anche questo cervo qui, che c'era anche prima. Quindi dovrebbe essere la stessa città in cui siamo morti. Sì, c'è anche quello zombie lì giù. Non vorrei dire, ma forse, e dico forse, riusciremo a prenderci la roba. Ecco. Ci hanno appena scoperto, quindi ci faranno il culetto. Muori, fottuto bastardo. Ci serve un'altra volta la vita, incredibile. Vabbè, la torcia non è la katana, quindi è normale. Eh sì ragazzi, eccola qui la nostra roba. Ah, beh, perché adesso c'ho tipo equip. Mangia. Questo equip. A parte no, non era quello che dovevamo. Ah sì, è vero, sì. Non so di una cazzata io, ok. E il fucile è scomparso, cioè la parte migliore è scomparsa. Incredibile. Perciò abbiamo la katana. Che è sempre meglio di niente perché. Perché comunque fa un bordello di danno agli zombie. Canna, non so se è da mangiare con questi cazzi. Mol di corno, quello sicuramente è da. Ecco il fucile invece, ottimo. Ottimo. Allora, direi di abbandonare la torcia assolutamente. Direi di caricare questo fucilone. Non capivo perché poi li lancio, vabbè. Carota. Allora. Guardate che. No, che cazzo ho fatto? Oh mio Dio. Vabbè, chi se ne frega. Tanto pare anche orribile qualcosa. Winchester clip può essere che ci serve. Non vorrei dire una cazzata. Perciò io direi di droppare questi un attimo. No, a quanto pare no. Pulci colorati, c'è sta al bar, non ce l'abbiamo. E no, no, non serve. Quindi lo buttiamo. Me lo prenderesti? Perfetto. Ok, questo dovrebbe essere, credo, l'ospedale, boh, non lo so. Mi dà l'idea di ospedale. Spero. Noi ci prendiamo un po' di cure. No, credo che sia una mezza cucina. Cosa che non ci interessa perché c'è lo zombie proprio cuoco lì davanti, quindi direi che non ci interessa, direi. Potremmo prendere la macchina e fare un po' di casino, ma come avete visto, girarsi è un po' difficile, merda fottuta. Merda fottuta. Come avete visto con la katana, due colpi e muoiono, quindi c'è più speranza che non ci colpiscano. Ecco. La becchina da. Ehi, Wallio, quanti siete? Ma poi tutti qui. Dai, cazzo. Quanto odio quando non colpisce. Ci servono delle bende, altrimenti moriremo. Non c'è assolutamente nulla di importante. Partiamo da TV. Ci guarderemo qualche programmino idiota. Magari più tardi però. Prima dobbiamo pensare a sopravvivere in questo oceano di melma.
Non so, ma mi sa che non c'è proprio l'ospedale in questa merda di città. Proprio adesso che ci servirebbe. Magico Look. Che cazzo? No, per favore voglio provarlo, cioè. Beviamo tanto. Chi se ne frega. Tanto questa sarà pure una cosa da mettersi. No, che cazzo fai? Mannaggia. Da qua si può andare, sì. Ah, è un mantello alla Batman, perfetto. Siamo Batman, non ci uccideranno mai più. Ok, dopo aver detto questa frase, moriremo soffocati nel nostro stesso sangue. Allora, io vorrei controllare però, cioè qua non vedo come si possano trovare delle fottutissime bende. Qui c'è pure il cuoco di merda. C'è un ben 10% di benzina, sfruttiamolo per farli fuori almeno questi sulla strada. La cosa bella è che non sanno schivare la nostra macchina, quindi tu queste qua senza prendere che giramento preso. Siamo già al 7% però, eh. Allora non si vede una ceppa, no? Anche perché questo sta in basso. Vabbè, facciamo così, no? Ci facciamo un pezzo di strada, tipo. Non era uno zombie quello, questo sì. Ah! Sbrigati a girarti prima che finisce anche la benzina. C'è quello stronzetto che non so nemmeno dove sia finito, che bisogna far fuori. Perché quelli bastardi che stanno per terra sono i più bastardi, appunto. C'è uno zombie e lascia una nota, non si può vedere. Quanto pare veramente. Oh, ci metteremo a giocare a Daisy. Travel pack, non vorrei dire cos'è. Roba da vesticco. Ottimo! Possiamo prendere più roba. Bisogna cercare di non morire però. Proprio adesso che abbiamo questo. Una pistoletta, una Colt. Questo cos'è? Civilian Bullets. Li prendiamo. Ma come? Da una ci. Ma porca. Arrow, quindi ci sono anche. Travel pack è sempre la stessa cosa. Ce l'abbiamo, non credo che ci serva un altro. Purtroppo. Purtroppo adesso però possiamo prendere più roba. Il problema è che qui non c'è assolutamente nulla per quanto riguarda bendaggi, cibo. Direi di provare questo. Old empty metal can. Cioè metallo, praticamente. Shells dovrebbero essere. Shell casings. Dovrebbe essere shell, dovrebbe essere proprio il fucile a pompazzo. Un altro fucile, credo. Sì, è un altro fucile questo. Porca trota. Fa un bel botto comunque. Allora, controlliamo anche qua. Ok, tre. Non si sa mai, prendiamo tutto l'immaginabile possibile. Quello non credo ci serva. Abbiamo una katana che è fichissima. È la mia arma preferita da per, diciamo, come arma appuntita, diciamo. Infatti quando giocavo a Warzy, quello non ufficiale, ogni volta che la trovavo ero contentissimo perché era troppo figa. Vuol dire di prenderci quello già che ci stiamo, anche se non so se ci potrebbe servire a qualche cosa.
Dov'è l'entrata di questo posto? Dov'è l'entrata di questo fottutissimo posto? Cioè, è una casa bloccata dove non si può entrare. Non lo trovo giusto. Manco una finestra, entriamo come i ladri, nemmeno una finestra, cioè sono tutte sbarrate e non si può entrare. Grandissimo lavoro agli sviluppatori di questo gioco, che non si può entrare in questa casa, che poteva essere utile magari per trovare qualche bendaggio, che ci servono assolutamente, ricordo. A sto punto. Eppure a sto punto noi ce la cogliamo con abbastanza roba. La Glocca non ha proprio. Il caricatore non l'ho più preso, eh? Vabbè. Chi se ne frega. Bene, ragazzi, io direi che ci vediamo al prossimo video, perché comunque abbiamo fatto abbastanza. Non si possono spostare gli oggetti nell'inventario, credo. Non c'è un modo veramente di spostarle, no? Comunque ragazzi, ci vediamo al prossimo video e ciao, alla prossima!